continente nero. 1963. Cosa stava succedendo? Arrivavano i cantautori romani. Era lui, Edoardo Vianello. E tra un twist e Nalligalli si cominciava a comprare la macchinetta e ci si sposava e si andava anche a fare il viaggio di nozze. Una 500 costava 450.000 lire e una 600 600.000 lire e un 1100, quelli più grandi, 975.000 lire. Se poi volevate una Lancia Flavia eravamo sui 2 milioni e mezzo e oltre, quindi che dire, gli italiani si divertivano comunque anche senza macchina, ballando i Vatussi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci baci più grandi del mondo, siamo i Vatussi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi. Se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Vatussi, siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Oh, ogni tre passi, oh, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio, siamo i Vatussi. Nel continente nero, paraponzi, ponzi, pon, le lasciai nei Kilimangiaro, paraponzi, ponzi, pon, e ci sta un popolo di negri nel vendato, tanti valli più famose, l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Ti sei sposato o non ti sei sposato nel 1963? Esatto. In che giorno? Il 12 di maggio del... E te sei? Cerofolini Carlo. Oh, eccoli qua. Io mi considero uno fortunato perché ho rimesso il vestito di quando mi sono sposato. Questo? È vero, ma è la stessa... Cioè, è questo... Questo. Vuol dire che il matrimonio non l'ha ingrassato, è rimasto tale quale. Ho rimesso... Allora, la tua moglie o ti ha fatto mangiare male o un matrimonio non ti ha fatto tanto bene, o invece ti ha fatto proprio bene il matrimonio. Ma io penso che di considerare bene, perché più di così cosa vuoi pretendere? Bravo. Senti, ma questo marito com'è stato? In che senso? Bravo. Ah, sì, sì, come tutti gli uomini, i suoi difetti ce l'ha avuti, eh. Dimmene uno. Che fa quello che gli pare. Ma questo è normale. È normale. Quindi, la gente di montagna, chi la incontra ci guadagna. Siete un buon naturalmente proverbio che vorrei ricordare a tutti quanti. Qui eravamo a Montegiovi, di là siamo a Val di Pozzo, sempre nel territorio di Subiano, giusto? Certo. Ma te che è scritto? È scritto anche... Una poesia. Allora, oggi nel giorno di San Valentino siamo tutti qui con il consorte qui vicino. Fortunati tutti coloro che sono arrivati alle nozze d'oro. Siamo arrivati in questa terra in un momento difficile, c'era la guerra, tempi di ricostruzione, chi comandava era il padrone. Un paese che si basava sull'agricoltura, non scordiamoci quant'era dura. Erano gli anni 60, fatti di lavoro e di sudore, proprio in quel momento abbiamo scoperto l'amore. A quel tempo le donne non si potevano né baciare né toccare, perché la suocera era sempre a guardare. Prima di provare la dovevi sposare, c'era poco da fare. Ed il prete dovevi confessare che avevi commesso il peccato originale. Bastava avere un lavoro dentro o fuori per mantenere la famiglia. Ai figli abbiamo dato tutti amore e fatto le doti, ed ora dobbiamo pensare anche ai nipoti. È passato un secolo, il Novecento è corso via come il vento. Siamo nel terzo millennio con tante difficoltà e non sappiamo cosa ci toccherà. Quel giuramento fatto a Dio sull'altare oggi si deve rinnovare e per sempre deve durare. E se qui siamo arrivati è perché qualcuno ci ha aiutati. Ricordiamoci sempre che non c'è io che può fare ciò che fa Dio. Speriamo
che nella cattiva e buona sorte sapremo volerci bene fino alla morte. Anche se faremo meno sesso, ci vorremo bene lo stesso. Facciamo un applauso sincero e pieno di calore e stringiamoci vicino al nostro amore. San Valentino viene il giorno precedente alla Madonna del Conforto e tante coppie si raccomandano spesso alla Madonna del Conforto. Stamattina anche c'era pieno un duomo. Quante ce n'aveva, scusi? È più di 200. I giovani vengono a raccomandarsi? Vengono, sì. Ma venite in Duomo che così le vedete. L'altra sera fino a mezzanotte siamo stati su con i giovani che si sposano. Ma è di moda il matrimonio? Di gran moda. Guardatevi che meraviglia. Questi signori l'hanno scelto tutti 50 anni fa e lo ripetono ancora ora. Sì, che meglio di così e non si vuole. A due ragazzi giovani, che dire... Perché scegliere di sposarsi quando invece ti dicono io vorrei andare a convivere? Io credo che intanto tocca a voi genitori dargli 3 stanze di casa, un minimo d'aiuto, perché è inutile lasciarglieli quando siete morti. Se avete il coraggio di favorire la famiglia sarete benedetti nei figli e nei nipoti. E quando due si sposano, lei che auguri gli fa? Due ragazzi giovani che si sposano. Siate felici. 1963. Carosello ci fa scoprire la brillantina Linetti. Non era il tempo di John Travolta. E poi ci fa scoprire anche il Cynar contro il logorio del tempo moderno. 1963, il 70% delle persone faceva la spesa con il libretto e lasciava detto segna segna che poi quando riscuotiamo il nostro stipendio ti paghiamo. 1963 c'era ancora lei, Rita Pavone, il Gian Burrasca del 64, che però ci cantava anche come te non c'è nessuno così timido e solo. Se hai paura del mondo rimani accanto a me. Amore dimmi cosa mai posso fare per te. I pensieri dividi con me. Io ti voglio aiutare, amore, amor. Come te non c'è nessuno. Per questo che t'amo ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Come te non c'è nessuno, nessuno, nessuno. Loro sono due, ma in realtà quel giorno erano in quattro. Sì, in quattro, sì. Ma lei, chi ha sposato? Lei o quell'altra? Prima noi e poi loro. Ah, perché non vi siete sposati nella stessa cerimonia? Sì, solito giorno, sì, no, ma per dire... Avete prima detto, vuoi tu sposare la qui presente, come si chiama? Mori Maria Teresa. E lei che ha detto? Certo, sì. L'ha detto forte. Forte. Ha sentito anche di fuori. E lei l'ha detto forte. Ma sposarsi due sorelle insieme, no? Fratello e sorella. Ecco, col suo fratello, che significato per lei? Bello. Bellissimo. Ah, così, improvvisata ma è venuta molto bene. L'avrei rifatto volentieri. Poi si è fatto un viaggio dei nostri strepitoso, con un topolino, una cosa incredibile. Dove siete andati? Si è fatta tutti i colli romani, Roma, Tivoli, Colli Alpini. A quei tempi! Rosso era una cannonata. Senta, com'era la sua moglie quel giorno? Era bellissima. Che giorno era? Era l'8 settembre 1963. E l'8 settembre 1964 è nato un figliolo. Galeotto fu quel topolino? Loro, cari miei, sono gli altri due che si sono sposati insieme, così i genitori hanno anche risparmiato. Oh, eccole qua, guarda Fabrizio. Vedete? Fratello e sorella, unica cerimonia per quattro in questo caso. Qui sono cose molto belle che possono capitare, ma non capitano molto spesso, dobbiamo dirlo, è vero? Allora, la tua sorella, ti piaceva tuo cognato o no?
Così, così. Ma insomma sei stato contento di Daniele Esposito? Sì, 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 almeno poi la portava via. C'era 10 fratelli. 10 fratelli? Sicché c'avevo 4 sorelle, almeno quella lì andava via. Ne ho portata un'altra al solito giorno. Senti, come ti chiami? Anna. E? Mario. Senti, Anna e Mario, loro sono andati sui Colli Romani col topolino, e voi dove siete andati? Insieme a loro. Anche a giro di nozze, insieme. 4 in un topolino. Pensate voi come stanno divertiti. Oh, tanto. E in questo caso le cognate finalmente sono state tranquille. È vero. Poi le donne sono tremende. No, è vero, è vero. No, ma no, si va d'accordo, molto d'accordo. Una soddisfazione. Il tuo primo bambino quando è nato? È il mio figliolo? È il 20 agosto del 63. Nel 64. Quindi tutti e due? Tutti e due in anno dopo. 18 giorni. 18 giorni. Ma l'avete pensato tutto insieme voi? Dopo il nipote, no, è venuto 5 anni prima del suo, il mio. Matrimonio bellissimo. E i vestiti come l'avevate? Tutti e due bianchi, quasi simili. Tutti e due bianchi, uguali, vestiti uguali. Pranzo in casa. In casa, uguale. Guardate, guardate queste due sorelle, cioè queste due cognate, tra l'altro, bellissime proprio così. Giovani anche loro e poi in gita sui Colli Romani. Sui Colli Romani col topolino. Senti, la cosa più bella che ti ricordi di quella? Di quel giorno? Cosa più bella è il momento che siamo sposati. E il viaggio di nozze? Allora, bellissimo. Perché ora allora non era come ora, sa. I primi giorni di nozze era un po' diverso, eh. Si scopriva lì cose. Ha capito com'è. Senti una cosa, ma tendo l'hai conosciuta la tua? L'ho conosciuta, abitava vicino di casa. Quindi in pratica vi siete sempre conosciuti. Sì. Chi l'ha scelto? Te o lui? Lui a me. Ma diciamo di sì. Complimenti, veramente hai una bella moglie, soprattutto sorridente. Questa è la cosa più bella che c'è. Salutare il mio nipote. Ciao Elia, amore mio. Elia, ta nonna eccezionale, vai, ciao. E adesso vado invece da questi due signori qua che pensavano di passare inosservati, ma io l'avevo visti. Senti un po', 50 anni. Non li dimostro? No, mi sembra che la signora non li dimostri, te sì invece. Birbone, sì, ti ricordi? Ma io vuol dire che mi conosci da un pezzo, quindi una certa età ce l'hai anche te. Bravo, però sono felice di essere anch'io ormai in cammino post 25, ma voi siete già arrivati ai 50 sì, sì, sì. E quindi è una cosa molto bella. Solo che vorrei ricordare questo, voi chi è che ha scelto, te lui o lui te? Ma forse il primo passo ho fatto io. Io ero allergico al matrimonio. Io infatti mi sono, quando t'ho visto, ho detto, ma non è possibile, 50 anni di matrimonio, un tipo così. Insomma, hai resistito. Ho resistito, sì. Ma infatti aspettavo la celebrazione della resistenza anziché... Medaglia alla resistenza. Senti un po', ma che ti ricordi di quel giorno? Intanto che giorno era, te lo ricordi? No. Voglio vedere se la memoria lunga o no. Ma era una... è stata considerata un'avventura di mare. Sì, perché io ero musicista allora, ero in certi lidi, suonavo con un'orchestra e la fanciulla calata dal nord sulla, chissà com'è, insomma, si incontrò con un indigeno musicista locale e di lì nacque la storia che si è protratta fino ad oggi. E ti sembra poco? Io sono stato qua sul libertino invece, no? È troppo. Il matrimonio che cos'è? È un'unione, una unione effettivamente, va accettata così, vai a fraintenderla. Senti, che ti ricordi di questo giorno che ti sei sposato questo carissimo signore, artista anche oserei? Era un giorno, lui aveva detto, prima di 30 anni non mi sposo, finito il compleanno di 30 anni, ho detto... quest'anno ci sposiamo e lui ha detto va bene. Io cercavo, credevo di evitare con questo, ma è la tedesca, quindi ma rispettosa della parola e quindi ha preteso che anche la mia parola fosse rispettata. E così è andata. Senti, ma visto che tu arrivavi dalla Germania, no? Mi domando, com'era il tuo vestito? Come ti sei sposata? Un matrimonio classico, normale o diverso? Io mi sono sposata a Arezzo in comune con un vestito di velluto.
in Germania, in chiesa, con un vestito di pizzo. Due te ne toccati. Questo è il terzo. Papini, ma l'amore che cos'è? L'amore è bello. Sarebbe bello quando continua, purtroppo quando finisce, perché è contro la nostra volontà e non si può fare niente. Però senti, tu hai fatto una scelta, sì, e hai voluto dedicare questo amore che provavi per tua moglie, che provi tuttora sempre, sì, per tua moglie, a loro, sì, in questo centro Fiorentina. Sì. Tutto l'amore che tu avevi, vuoi continuare a dirgli che è bene che ci sia. Adesso è finito di distribuire questi calici. Sì. E calice è in pratica alzare al cielo la voglia di gridare che ci vogliamo ancora bene. Ti sembra poco? Sì, questo senz'altro è bellissimo. Non è poco, no. Io ho cercato sempre, faccio tanto volontariato sia qui che da un'altra parte, e ho cercato sempre di legare, di poter andare avanti tutti insieme, perché è bello essere tutti insieme. Però purtroppo a volte non è sempre così.